il numero 0, il primo numero 0. Il primo, primo, primo? No, è lo 0, no, l'altro è lo 0, zero, 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 questo è lo 0, 1. Ormai stiamo andando avanti. Ecco, bello? Bellissimo. Io non so se sia d'accordo, ma un modo per dare, cioè una cosa che mi piacerebbe, è avere un registro diverso qua rispetto, cioè il suo palco rispetto a sotto, e sopra cercare di fare una cosa un po' meno personale, cioè una cosa più oggettiva. Sono Marco Lillo, dal 23 settembre questo giornale nuovo sarà in edicola. Io sarò in questa avventura, spero dal primo giorno, con la mia firma sul quotidiano. Il motivo per cui sono qua è perché penso che il fatto sia un giornale nuovo, un giornale senza editori impuri alle spalle, senza finanziamenti di partito, un giornale nel quale si può e si dovrà scrivere tutto con la massima libertà. Noi abbiamo scritto due libri con Marco Travaglio e Peter Gomez, il primo Bavaglio l'anno scorso e il secondo Papi quest'anno, un libro che sta andando molto bene, in classifica ben piazzato, ed è sicuramente un libro che non si occupa di gossip, ma si occupa, come dice già il titolo, Papi uno scandalo politico, di tutto il versante pubblico. Delle storie, diciamo così, tra virgolette private del Presidente del Consiglio Berlusconi. Spero appunto di riuscire a lavorare ancora tra un anno in un quotidiano che offre al lettore un punto di vista autorevole e non marchiato politicamente o imprenditorialmente, diciamo, da interessi di parte. Beh, vivo l'avventura del fatto con molta attesa e anche molta preoccupazione. Non perché il lavoro che andrò a fare, le grandi inchieste, i grandi scandali, con le devianze della nostra classe dirigente, il ritratto di questo paese che non c'è, sia un lavoro che mi spaventa, ma mi spaventa più che altro quelle che sono le aspettative dei nostri lettori. Un giornale che parte pieno di buone intenzioni, di colleghi molto bravi, ma di molto pochi colleghi. Non sempre forse saremo all'altezza delle aspettative e questo non voglio che accada, quindi ce la metteremo tutta per cercare di essere all'altezza delle aspettative. Poi mi occuperò, dirò anche la mia, come faccio di solito sul blog mio di Marco Travaglio e di Pino Corrias, Voglio Scendere, su quello che accade in questo paese, perché molte cose vengono scritte ma non vengono analizzate. E forte dell'esperienza della Voce, penso che davvero bisogna riprovarci in questo paese ad avere un giornale che abbia come unico padrone il lettore. E questo giornale, Il Fatto Quotidiano, sicuramente ha come padroni lettori, basta consultare la compagine azionaria, non ci sono soci di maggioranza, non ci sono soci che abbiano altri interessi da quello di vendere tante copie di un giornale, e arrivato a 45 anni era impossibile dire di no. Io mi chiamo Silvia Donghia, sono arrivata al Fatto dopo una serie forse infinita di esperienze professionali. Nasco come giornalista di cronaca nera e giudiziaria, nasco come giornalista a Modena, dapprima in una televisione locale di Modena e poi in quella che è stata un'esperienza per me fondamentale, che è stata Ultime Notizie. Fino a praticamente il mese scorso ho fatto radio, ho lavorato prima alla redazione, alla messa in onda dei giornali radio e poi l'ultima esperienza è stata quella di Radio Città Futura. Un ragazzo ha voglia, è motivato realmente, ama questo lavoro, perché questo lavoro non si fa se non si mette passione, non è un lavoro d'ufficio, non è un lavoro che finisce la sera alle 5, timbro il cartellino e me ne vado, è un lavoro che va avanti ad oltranza, che richiede una disponibilità, come dice la polizia, H24, però se uno ha voglia di farlo, è motivato, questo è il lavoro più bello del mondo. Io mi chiamo Wanda Marra. Mi occuperò soprattutto di politica e poi ovviamente alla bisogno, al gusto e al piacere di quello che accade, succede e serve. Io ho lavorato per 5 anni all'Unità, dove ho fatto di tutto, cioè sono partita dal sito e poi mi sono data alla cronaca, per un periodo anche alla cultura e alla fine molto molto alla politica. Mi sono fatta gli ultimi 2 anni in televisione facendo cose varie, e, diciamo, l'esperienza più importante è stata sicuramente Tetris. E poi con una serie di altre cose, anche un programma di costume, Tatami, che andava su Rai 3.
È una redazione molto divertente perché abbiamo da una parte i più grandi giornalisti su piazza, diciamo, e poi dall'altra parte una serie di persone molto motivate, molto brave e molto simpatiche, quindi ci sono tutti gli ingredienti per divertirci soprattutto. Potrei chiedervi un attimo di attenzione, grazie. Allora, il signore che è alla mia destra si chiama Lorenzo Fazio ed è il responsabile di questa casino.